Buon pomeriggio al TG 2000, edizione Flash. Le forze israeliane nella notte hanno colpito 750 obiettivi nella striscia di Gaza, dove sono cadute finora oltre 6.000 bombe. A più di 1 milione di residenti è stato chiesto di spostarsi nel sud del territorio. Gli sfollati sono già 423.000. Hamas rifiuta i corridoi umanitari e incita le piazze arabe a un venerdì della rabbia. Poi annuncia che 13 degli ostaggi detenuti sono morti a causa dei raid israeliani. Quelli di Hamas sono come l'ISIS, l'SS, la Gestapo, sono assassini, terroristi e stanno anche utilizzando la popolazione palestinese come scudo. Non è giusto, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivato oggi in Israele. La Santa Sede è pronta a qualsiasi mediazione necessaria, come sempre. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, a 6 giorni dall'attacco terroristico contro Israele, definisce disumano l'assalto perpetrato sabato scorso, rilancia l'appello di Papa Francesco per la liberazione di tutti gli ostaggi e chiede proporzionalità nella legittima difesa di Israele. Un insegnante è stato ucciso oggi in un assalto a coltellate in un liceo di Arras, nel nord della Francia. L'aggressore, un ex alunno ventenne della scuola di origine cecena, subito fermato dalle forze dell'ordine, avrebbe gridato Allahu Akbar, Allah è grande, durante l'attacco. Nell'assalto anche 2 feriti gravi, era un elemento schedato come a rischio radicalizzazione. Missione in Africa per Giorgia Meloni, la premier sarà prima in Mozambico e poi in Congo. L'Africa si aiuta con lo sviluppo e non con la carità, ha detto presentando la visita. Meloni incontrerà i presidenti dei 2 paesi in primo piano nell'agenda Energia e Piano Mattei. In crescita la spesa per droga e prostituzione, lo dice l'Istat, la ripresa delle attività illegali nel 2021, dopo il calo dovuto alle restrizioni anti-Covid, è stata determinata per larga parte dalla dinamica del traffico di stupefacenti, seguito dalla prostituzione. Il giro d'affari della droga è salito a 13,7 miliardi di euro, mentre la spesa per consumi di stupefacenti si è attestata a 15,5 miliardi di euro. È la politica, nel senso più alto del termine, ad avere la funzione di confrontarsi col reale, assumendo la relativa responsabilità. La gratitudine verso le corti sarà tanto più grande quanto più il servizio che esse rendono sarà rispettoso dei confini delle proprie competenze. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a Palermo, al convegno della Corte dei Conti sulla giustizia, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, riferendosi implicitamente agli ultimi fatti, compresi quelli di Catania ed emigranti. I ritratti e le foto di Italo Calvino realizzati da Tullio Pericoli, Carlo Levi e Ugo Mulas, le foto con Natalia Ginzburg e poi con Elio Vittorini negli anni alla casa editrice Einaudi, le copertine e le prime edizioni del Barone Rampante, Il Cavaliere Inesistente e I Nostri Antenati. Sono tra le oltre 400 opere raccolte nella grande mostra Le Scuderie del Quirinale, Favoloso Calvino, il mondo come opera d'arte, che ha aperto i battenti oggi a Roma. Era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, il TG 2000 torna alle 18:30, arrivederci.